Buonasera e benvenuti al campo sportivo di Finestra, dove sta per avere inizio la finalissima della Pericallen tra Real Nascosa, Bar Mario e non Pascale. Attenzione a Pascale, finta di Pascale che rientra con il destro. Pascale manda vuoto l'avversario, tira in porta! Meraviglioso gol da parte di Pascale. Micheletti all'indietro il pallone per Ceretta, ha tentato l'imbucata, stava per essere sorpreso il portiere Girola. Adesso attenzione perché esce dalla propria porta il portiere Funari, rischiando un po'. Attenzione intanto al tiro, è arrivato il pareggio da parte del giocatore De Rosa. Vicari, che è appena entrato in campo, ha servito la sfera a Facci, che calcia in porta senza timori reverenziali a centrocampo, con due squadre che non riescono a confezionare occasioni da rete. Attenzione a Facci, ancora Facci, bella finta di Facci, che poi cerca l'imbucata in profondità, sponda di Pascale, bellissimo questo 1-2 che non si chiude. Adesso va in anticipo Facci, imbucata di Facci in profondità per Pascale, ancora Pascale, impegna severamente Pintore, che non ha Facci, si allunga un po' troppo la sfera, rischia di perderla. Attenzione perché adesso è tutto solo Girola, che calcia in porta, ancora una grande parata, questa volta di Funari, che battuto in maniera veloce ma imprecisa da Paniccia, pallone che è stato messo fuori. Attenzione adesso a Fabio Federico, si coordina, esplode il sinistro. Facci, allargato il gioco sulla destra, poi Di Muro, il colpo di testa e la traversa, sfortunatissimo Pascale qui. Adesso c'è un tentativo di tiro che viene però ripensato e poi la conclusione. Ancora un bel passaggio sulla destra per Facci, conclusione di Facci, anche se adesso è attorniato da due giocatori in maglia rossa che gli sfilano il pallone. Attenzione a Pascale, Pascale che mette dentro un pallone d'oro, arriva il gol del 2-1 da parte di Facci. Fornasier cerca De Rosa, il destro di De Rosa, prova a ripartire Di Muro, fermato da Paniccia. Attenzione perché Paniccia ha la possibilità di servire a sinistra, il proprio compagno di squadra Bonomo, che è attento. Ancora Bonomo, il sinistro di Bonomo si stampa sulla traversa, il gioco sta cercando anche di rendersi pericoloso. Attenzione a De Rosa, prova ad accendersi, pallone a sinistra, altro miracolo da parte di Funari. Spirito di sacrificio, possiamo dire, giocare soprattutto anche per divertimento. Facci, il tiro in porta, sfortunatissimo Facci qui, partita tutto sommato gradevole, decollata nella ripresa. Attenzione a Pascale, dentro, sbaglia un gol di illuminare la sua squadra in cabina di regia. Pascale, bel pallone dentro e il tiro in porta, fallisce Mogoroase. Controlla Paniccia, prestato, attenzione a Facci, Facci tutto solo e non riesce a trovare lo specchio della porta. Adesso Pascale arma il destro, ci ripensa, poi lo sprigiona, deviazione e palo, davvero sfortunatissimo Pascale. Non è finita però, Di Muro alla fine trova il jolly, il trentesimo, è arrivato il 3-2 di Di Muro. Ancora Pascale però, protagonista a propiziare questa marcatura, è incredibile, conclusione da parte di De Rosa, sotto misura, approfitta della parata di Funari, che ha ribattuto il pallone non in maniera laterale ma centralmente. Certo, gli è arrivato un siluro, finisce qui dunque con il pareggio di De Rosa, si va ai calci di rigore. Adesso c'è il secondo rigore da parte di Funari, calcia Funari, tiro imparabile e dunque pareggia il conto. Adesso è la volta di Pascale, prende la rincorsa Pascale e riesce a neutralizzare bene il portiere Pintore. Adesso è la volta di Giarola, sinistro e gol, la compagine del Nomache, è la volta di Facci, non può fallire Facci, riesce a trovare l'angolo alla sinistra del portiere Bonomo, deve cercare di conservare il vantaggio della sua squadra. Bonomo, precisissimo anche lui, rincorsa di Chittano, caccia troppo debolmente e dunque finisce qui. Vediamo se riuscirà a trasformarla, tiro e gol. E dunque dobbiamo dire che è stata assolutamente chirurgica la formazione del Nomache,
che su calci di rigore è riuscita a imporsi sul Real Nascosa a Barmario. Una bella partita, divertente, molto equilibrata. Alla fine i rigori hanno premiato la formazione del No Ma Che. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi.